Una volta formato lo strato anodico, si effettua un altro lavaggio per rimuovere dai pori eventuali residui di acidi del bagno di anodizzazione. A questo punto si presentano due possibilità. Se viene richiesto il colore naturale, si salta la fase di colorazione e si va direttamente alla successiva fase di lavaggio e fissaggio. Se invece la richiesta prevede la colorazione, si avvierà il relativo processo, che prevede la deposizione all'interno dei pori dello strato anodico di sali metallici o di composti chimici, per ottenere diverse tonalità di colore resistenti alla luce. I processi più comuni di elettrocolorazione e di colorazione per immersione seguono le direttive del marchio di qualità Qualanode.